Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Inazumi Eleven 2 Bufera di Neve. Ci siamo ragazzi, siamo nell'episodio che probabilmente chiuderà questa serie. Ancora ovviamente non lo so, però abbiamo davanti un obiettivo inequivocabile: sconfiggere la Genesis e dimostra la tua forza. Ragazzi, ho bisogno di tutto il vostro supporto adesso, con i pollici in su, per sconfiggere appunto questa squadra che è la più forte dell'universo praticamente. E quindi direi che possiamo iniziare intanto salendo queste scale. Nella scorsa puntata abbiamo fatto davvero tantissimo, e nelle scorse puntate, perché c'era tutto un labirinto, e siamo arrivati ad uno stadio. Quindi ci sono telecamere, TV, ologrammi, tecnologie avanzate, pazzesco, schermi fluttuanti, la tecnologia degli Schiller. Ci siamo, eccoci qua. Ragazzi, prima di iniziare, dato che adesso siete tutti quanti qua in trepida attesa per vedere l'ultimo episodio, vi dico subito, immediatamente, che porterò ovviamente in Inazumi Eleven 3 sul mio canale, ma non lo porterò subito appena finito il 2. Quindi se mai oggi dovessimo finire il 2, prima di portare il 3, che comunque ci sarà sul mio canale, sarà un pochettino di tempo perché ho anche altre serie da portare, che voglio portare, quindi con calma li faremo tutti. Cos'è questo posto? Guarda tutte queste telecamere, quanti schermi! Cari amici del governo giapponese, vi prego di perdonare il ritardo. Ma che? Padre! Ebbene, permettetemi di presentarvi le nostre ultime creazioni. Lo stadio più avanzato delle armi del gruppo Schiller. Degli esemplari insuperati di guerrieri. Ecco a voi, la Genesis. Eccola qui la Genesis. Xavier. Sono molto più potenti di qualsiasi altra squadra dell'Alius. E non poteva essere altrimenti, sono pure macchine da combattimento. E perché possiate ammirarne personalmente le doti straordinarie, trasmetteremo in diretta la partita che disputeranno contro la Raymond Eleven. Cosa? Ora, se volete scusarmi, dobbiamo mettere a punto gli ultimi preparativi. Il signor Schiller, soprannominato anche Orecchione perché ha delle orecchie grosse così, sta cercando di vendere la Genesis al governo. È completamente pazzo. Non può essere il suo unico scopo. Il progetto Genesis deve essere il suo piano per conquistare l'intero Giappone. Probabilmente spera di piegare il governo al proprio volere, dimostrando il potere che detiene. Se la Genesis vincerà, non ci sarà altra scelta se non obbedire alla sua volontà. Arriverà davvero a tanto per la sua sete di potere? Ma eccoci qui. Padre. Aquilina. E così, questi sono i membri della Raymond Eleven. Li avrai allenati bene, mi auguro. Padre, smettila di usare la pietra di Alus su dei ragazzini. Una volta eri diverso. Non avresti mai sacrificato i bambini della Sunshine Academy in questo modo. Sacrificato? Di che cosa stai parlando? Dovrebbero ringraziare la pietra di Alius per le capacità eccezionali di cui godono. Ti sbagli, guarda la squadra della Raymond, sono diventati forti senza di essa. No, tu ti sbagli. Anche loro devono i loro progressi alla pietra. Che cosa? Sono diventati più forti solo perché dovevano affrontare le squadre dell'Alius. In conclusione hai fatto la stessa cosa che ho fatto io, anche se in un modo diverso. Questo sarà anche vero, ma una cosa è utilizzare una pietra, una cosa è utilizzare, diciamo, la forza degli avversari per diventare più forti noi stessi. Quindi non ha senso, mio caro, ma è comunque sbagliato creare degli individui dai poteri sovrumani con la pietra di Alius. Io ho dovuto allenare la Raymond Eleven per fermarti, allenatrice. Quindi ti ostini a non capire il mio piano. Avrei potuto fermarti in qualsiasi momento, Aquilina, eppure, questo è vero. Mi serviva che tu preparassi quelli della Raymond per renderli avversari degni della Genesis e trasmettere in diretta questa partita, quindi proprio siamo al culmine. Cosa? Le vittorie sulla Gemini Storm e l'Epsilon hanno portato grande fama alla tua squadra. Sconfiggerla significherebbe mandare il valore di mercato della Genesis alle stelle. Hai fatto un lavoro egregio, Aquilina. Ti sono immensamente riconoscente. Tutto quello che ho fatto faceva solo parte del tuo piano, allenatrice. Mi dispiace, ragazzi, pare che abbia fatto esattamente quello che mio padre voleva fin dall'inizio.
li ho trasformati in uno strumento di promozione della Genesis. Non ho alcun diritto di essere la vostra... ancora, ecco là con questa storia. No, gliel'ho già detto, lei è la nostra allenatrice e nessun altro. Siamo arrivati fin qui perché era quello che desideravamo. Non per colpa degli stupidi piani di suo padre. Mark ha ragione, nessuno di noi farà il meschino gioco di suo padre. Ragazzi. Oh, l'energia non vi manca, questo ve lo concedo. Nastram Schiller. Temo che i suoi complotti siano giunti alla fine. La polizia arriverà presto. La polizia. Come se mi avesse mai spaventato. Ho un mucchio di amici tra le forze dell'ordine. Inoltre, non potrebbero mai prendermi. È il livello superiore di Ray Dark. Ah, forse non se ne è accorto, ma abbiamo interrotto il flusso di energia della pietra. La Genesis è impotente, ormai è finita. Ah sì? Nessuno può sconfiggere questi ragazzi in una partita d'armi pari. Loro, l'Inazuma Eleven, sono la migliore squadra che conosca. Questo perché non conosci la Genesis, sono sicuro che saranno comunque fortissimi. Davvero interessante. E ora, signore? Signor Wiles, lo so. Ora tutti gli spettatori sintonizzati potranno vedere una volta per tutte qual è la squadra migliore in assoluto. Savia, fargli vedere la potenza della Genesis? Sì, padre. E se ne vanno. Affrontiamoci, Mark. Combattiamo per ciò in cui crediamo. Sistemeremo questa faccenda, Xavier, giocando a calcio a modo della Rayman. Genesis, fatevi sotto. E si comincia, signori, ora più che mai. Personali in su, impugniamo lo stilo e si comincia. Stadio Signori delle Stelle. Per decretare chi è effettivamente il più potente non solo della Terra, ma di tutte le stelle. Quindi le galassie, gli universi, qualsiasi cosa. È arrivata l'ora di affrontare la Genesis e non abbiamo ancora perfezionato la mano insuperabile nell'energia della Terra. Però abbiamo interrotto il flusso di energia della pietra di Alius e questo dovrebbe averli indeboliti. Siete la squadra più forte del paese e io ho un'unica richiesta. Fate qualsiasi cosa per vincere. Beh, va bene. Questa è l'ultima partita contro l'Alius. Diamo il massimo. È finita, Mark Evans. Questa è l'ultima volta che giocherò a calcio contro di te. È ora di far vedere al mondo qual è la potenza della Genesis. Sì, padre. Farò qualsiasi cosa per esaudire i tuoi desideri. Fatti sotto, Mark Evans. Ok. Quindi, signori, comincia così la partita tra la Rayman Eleven e la Genesis. Una partita che abbiamo aspettato, che stavamo aspettando dal primo episodio, praticamente. E quindi, eccoci qui. Finalmente. Leggiamo insieme le formazioni? Leggiamo insieme le formazioni. Schema della Rayman. Tra i quali abbiamo il nuovo portiere della Rayman, ovvero Darren. In difesa abbiamo Bobby Horley, Jack e Victoria. So che Victoria è centrocampista, ma mi piace comunque metterla anche un pochettino dietro perché ha una bellissima mossa difensiva e può anche impostare il gioco. A centrocampo abbiamo Afrodite, Jude, Mark, che è messo lì come libero, ed Eric. E in attacco abbiamo Sean e Axel. Mi avete consigliato di mettere Mark in attacco, però preferisco avere sia Sean che Axel. Quindi ecco il motivo per cui ho scelto questa formazione, che poi è quella scorsa. Schema della Genesis. Vediamo tra i pali. Abbiamo Nero o Nero. In difesa abbiamo Zohen, Gele o Gele, Kiburn, Hauser, Cormer. Al centrocampo abbiamo Kiwil, Bellatrix, Ark. E in attacco abbiamo Wits e Xin. Ovviamente loro si impegnano per mettermi in difficoltà con i nomi, perché vi ripeto, in questo momento importantissimo di tutta la serie, vi ripeto ancora una volta che io non ho visto la serie apposta per non spoilerarvi nulla. Quindi di contro però purtroppo non so bene le varie pronunce dei nomi, quindi perdonatemi, però è una cosa fatta apposta. Ok, si comincia, fischio d'inizio, let's go, andiamo. Rayman comincia con Jude, che passa all'indietro per Jack. Andiamo sulla sinistra per Victoria. E subito per Mark. E ancora. Ok. Possiamo fare così. Possiamo fare una bella grande illusione. Bella e grande. Bravissimo Eric, che supera l'avversario Hauser Froggy. E proviamo il tiro. Sean, tocca a te. Usa il richiamo del lupo. Eccoci. Sean scoppia di energia. Sean ha recuperato tutti i punti che erano già tutti, quindi ok. Tiro. Richiamo del lupo, signori. Una mossa che, una tecnica che mi è piaciuta tantissimo. Un tiro stupendo che abbiamo imparato da pochissimo. Oh! Già, ho utilizzato quasi tutti i punti tecnica. Rete impenetrabile. Vediamo. Ah, mi sa che l'ha parata. L'ha parata. Pazzesco, che forza.
Cosa ha fermato il nostro tiro come se niente fosse? Terrestri, volete fare sul serio o cosa? Avrei potuto parlare quel pallone con un dito. Mi sembrava dicesse... cioè, impegnatevi, vado a prendere un caffè. Forza, vi concederò un'altra opportunità. Cos? Ha buttato via la palla? No, l'ha passata a Mark. Che sbruffoni. Beh, non hai intenzione di tirare? Fatti avanti, non hai nessuna possibilità di segnare. Comunque ho insegnato a Marco un paio di tecniche, una di tiro e una offensiva per cercare di utilizzarlo al meglio fuori dai pali. Facciamogli vedere la zona micidiale 2, vamos. Tutto da solo. Secondo me... ok, non è... forse non è più forte del richiamo del lupo. Cioè, anzi, al contrario. Forse il richiamo del lupo non è abbastanza forte come la zona micidiale 2, perché questa è una tecnica che utilizzano in 3. Però se è già parato così facilmente la prima... esatto. Esatto, l'ha parata, tranquillamente. Come può essere? Abbiamo interrotto il flusso di energia della pietra di Alus. Eppure non sembrano molto più deboli. Oh, non sapevo che avremmo dovuto prima perfezionare le mega tecniche. Molto strano. La Genesis non sembra avere per niente perso la propria potenza. Avete interrotto il flusso di energia della pietra, illudendovi che questo avrebbe indebolito la Genesis. Per vostra sfortuna, la Genesis non è alimentata dall'energia della pietra di Alus. Sempre un qualcosa la devono trovare. Cosa? I membri della squadra sono stati addestrati secondo il programma Soldato Supremo. What? In altre parole, sono dei comuni esseri umani dotati di poteri straordinari. Non c'è trucco, non c'è inganno. Sono dei veri soldati. Autentici esemplari di perfezione. Addirittura. Non ci credo. Com'è possibile? E quindi, l'Epsilon e la Gemini Storm, loro giocavano sotto l'influsso della pietra di Alus. Il loro unico scopo era fornire un allenamento alla Genesis. Ah, ok. Ah, quindi praticamente la Genesis si è allenata con delle squadre potenziate dalla pietra, mentre loro no. Wow. Capisco, e lei voleva vendere al governo questo programma per la creazione di soldati dalle capacità potenziate. La Genesis è troppo forte. Allenatrice, che dobbiamo fare? Ormai siamo qui. Sì, noi non abbiamo bisogno di ricaricare la nostra energia. Non ci siamo rifugiati in questo posto per caricarci, ma per giocare una partita contro di te, Mark Evans. Qui nessuno potrà disturbarci. Ora risolviamo la questione una volta per tutte. Sì, questo mi sa che... questo è il nostro campo da gioco privato. D'accordo, hanno pure il campo privato, ok. Ma non si tratterà semplicemente di tirare due calci a un pallone. Vi dimostreremo cosa significa veramente giocare una partita di calcio. Una di quelle che possono battere il cuore. Dai, Mark, insegnagli. È già arrivato in porta, ma scusi, eri dall'altro lato. Ah, sei un gran bel tipo, Mark Evans. Va bene, mettiamo fine a questa storia. Ammetto di essere un po' deluso di non vederti in porta, comunque sia. Guardate la sua gamba destra, sembra illuminarsi come se stesse accumulando una quantità enorme di energia. Davvero, sarò in grado di fermare il suo tiro? No, non devo farmi prendere dal panico proprio ora. Mark confida in me per proteggere la porta della Raymond, anche senza la mano insuperabile. Non posso arrendermi senza nemmeno provare. Devo fermarlo. Vediamo se riesce a fermare questo. Oh, meteora dirompente! Contro la mano del colosso. Vediamo chi la spunta. Secondo me segna, perché può iniziare una partita così importante senza andare sotto di 3 gol in automatico, praticamente. Mano del colosso. E invece l'ha parata, attenzione, Darren! Allora Darren sa giocare, sa giocare. Beh, mi avete detto di noi, invece sembra saper giocare, poi non lo so. Ok, ottimo lavoro Darren, continuiamo così, andiamo alla grande. In fondo non siete tutto incapaci, ovviamente non mi risparmierò, adesso andrò al 100%. Sono moltiplicati. Mark, guarda, quella formazione può mai essere... L'audacia che avete dimostrato sfidandoci merita che vi scontrate con una tecnica adeguata. Si tratta della... No, no, e dai. Vabbè, l'avevo detto che dovevamo partire da uno sotto. Supernova. Ciao cuore. Ciao cari. Ciao cari. Ah. Bella. Bella lì. Bella raga. Scappa. Non posso scappare, non posso abbandonare la porta che Mark ha affidato a me. Darren, Mark, ti prego, fa qualcosa. Ma che succede? Devo farcela io. La mia mente si è connebbiata. Darren, Mark, è la tua occasione, dimostra quello che sai fare. Fallo, usa la mano insuperabile. Ma tu stai sorridendo, ti diverti anche in un momento del genere. Coraggio, Darren, hai fiducia in te. Sa che puoi farcela. Sorridi, divertiti.
Vedi, Darren, sei riuscito a mettere in atto la mano insuperabile già una volta, giusto? Scommetto che in quell'occasione non ti sentivi così sotto pressione. Rilassati, ragazzo, cerca di divertirti. Ho capito. Ora so come ho fatto a realizzare la mano insuperabile quella volta. Divertendosi. E ovviamente è sempre quella la cosa. Guardate, Darren, sembra diverso, come se ci fosse una specie di aura attorno a lui. E la sua espressione sta sorridendo. Fatevi sotto, Genesis. Questa è la mia mano insuperabile. No, vabbè, ce la fa pure. Non ci credo. L'ha completata, non ci credo, l'ha completata. Oh, l'ha parata anche questa, ha parato pure la supernova. Ma quella è la più potente delle mega tecniche. Oh mio Dio, la mano insuperabile. Ok. Mamma mia, Darren ha acquisito un sacco di punti stima. È stato davvero grande sfoderare una tecnica come quella al momento giusto. Ma come hai fatto? Eri riuscito a realizzarla una sola volta prima, vero? Eppure non completa. Merito di Marco? All'inizio della partita ho tentato disperatamente di fermare ogni pallone. Ero talmente sotto pressione che mi sono dimenticato di divertirmi. Ma ho visto Marco che sorrideva anche se stavamo affrontando la Genesis. Sembrava essere così felice di giocare seppur contro un avversario così forte. È stato bellissimo e mi ha fatto ricordare che il vero obiettivo del calcio è divertirsi. Davvero, si vedeva così tanto che mi stavo divertendo. Puoi scommetterci? Così quando ho visto la supernova arrivare verso di me, ogni pensiero è svanito. Mi stava arrivando una supernova in the face e ho pensato a divertirmi. Ma dopo ho provato una strana sensazione, come se sentissi di poter davvero fermare quel tiro formidabile. E poi, prima che potessi rendermi conto di cosa stavo facendo, ho realizzato la mano insuperabile. Ma ora capisco. Quando sei riuscito a mettere in atto la mano insuperabile la prima volta ti stavi allenando con Mark, ti stavi divertendo. Credimi, Darren, diventi sempre più simile a Marco ogni giorno che passa. Hai acquisito anche alcune delle sue stramberie. È vero. Ridono un po' tutti. Però c'è una partita in corso, eh. Cioè, voi fate le solite discussioni lunghissime durante la partita, loro tre sono lì fermi. Sono riuscito a perfezionare la mano insuperabile solo perché tu hai avuto fiducia in me. Certo che ne avevo, Darren, ma non ero il solo. Tutta la squadra credeva in te. Axel, Sean, Jude, l'allenatrice. Tutti. Ciascuno ha fiducia nei propri compagni. Se crediamo gli uni negli altri diventiamo 100 volte più forti. Non importa chi affrontiamo, finché siamo uniti possiamo vincere. Mark ha ragione, nessuno può spezzare il legame che ci unisce, né minare la lealtà che abbiamo gli uni verso gli altri. È strano, quando siamo insieme ho l'impressione di poter fare qualsiasi cosa. Ma è chiaro, Jude, noi siamo la squadra più forte che sia mai esistita. Victoria ha ragione, noi possiamo vincere. Che? Che è successo? Ma cosa? È di nuovo quella luce? Così calda, così brillante. Ora mi sento più forte che mai. Tutta la nostra forza, i nostri cuori, riesco a sentire ciascuno di voi, tutto intorno a me. Mark, potrebbe essere il momento. Sì, forse ora siamo per... cosa? Per realizzare il tiro... l'energia della Terra... no, non ci credo. Mark, Axel, Sean, sarete voi tre a effettuare il tiro. L'energia della Terra è la nostra ultima speranza. Non ci credo che ce la fanno tutti così, alla fine. Senza preavviso. Senza mai averla allenata, senza mai averla completata. Mark. Sì? Ah, sei davvero incredibile, Mark Evans. Giocare a calcio con te è il massimo. Ora, forza, dimostrami cosa sai fare. Fammi vedere in cosa consiste questa forza di gruppo di cui parli tanto. Guarda, se riescono a fare la forza della Terra, non credo che tu abbia tanto da sorridere. Tirerò io, va bene? Userò l'energia della Terra, passatemi la palla. Devo passarla... ok, devo passarla io manualmente a Mark. Ok. Vai, Victoria. Non farti fregare il pallone. Ops. Proviamo così. Devo assolutamente... Devo assolutamente superare il centrocampo e far tirare Mark. Dobbiamo recuperare questo pallone al più presto, ragazzi. Dobbiamo recuperarlo al più presto. Vallo a prendere Sean... sì, Sean, Jude. Allora, facciamo così. Se io riesco a passarla a lui... proviamoci, dai. Bravo, Jude. Bravissimo. Dai, ora. Sì, 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 ho capito. Devo solamente passargli il pallone. Vai!